Eccoci, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la settimana tematica di Le Fonti, intelligenza artificiale e 5G. Questo è l'ultimo blocco, almeno per oggi, e il titolo di questo segmento, di questa tavola rotonda, è Processi, persone e infrastrutture, i tre pilastri di ogni progetto di Intelligent Automation. Che cosa vuol dire? Adesso ne parleremo con i nostri panelist. Siamo in compagnia di Danilo Augugliaro, CEO a Italia, buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito. E poi siamo anche in compagnia di Andrea Mondo, Vice President Operations di Sirti. Buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buon pomeriggio e grazie dell'invito. Allora, vorrei partire con lei, Augugliaro. La sola attività di automatizzazione di singoli processi, se non inserita all'interno di un approccio più industrializzato, rischia di portare risultati limitati nel medio-lungo termine. Da dove allora partire per ridisegnare i processi in ottica completamente digitale? Ma direi che il non partire dal processo in quanto tale rischia poi di naufragare. La necessità è quella di andare a in qualche modo comprendere quali sono le componenti automatizzabili del processo, renderle fruibili allo strumento di automazione, quindi conoscere anche quali sono le capability dello strumento di automazione, quello che è in grado di fare adeguatamente. Evitare di fondamentalmente digitalizzare o automatizzare un processo che è nato per essere manuale. Questo è l'errore più frequente che si fa nell'entusiasmo di un percorso di digitalizzazione spinto o di automazione spinto, è quello di partire subito a scrivere codice e non a ridisegnare il processo in quanto tale. Il processo va rivisto in ottica digitale, rivisto in funzione delle capabilità della macchina e della soluzione tecnologica che decido di applicare, e questo è un percorso fondamentale. Dottor, Dall'altra parte, prego, prego. prego, prego, continui pure. No, dall'altra parte c'è un tema poi di comprendere, ma credo che sia il tema che tratteremo dopo, l'evoluzione poi sulla componente infrastrutturale di persone. Ma il ridisegno Assolutamente. del processo in ottica digitale è fondamentale. Assolutamente sì, tratteremo il focus infrastrutture tra pochissimo. Intanto vorrei andare dal dottor Mondo, le rivolgo la stessa domanda, però vorrei aggiungere soltanto quanto siamo realmente pronti a questo cambiamento. Beh, allora, è chiaro che rispetto a qualche anno fa, sembrerebbe non essere più un tema di readiness tecnologica. Il tema è più che altro di competenza e di readiness culturale, sia in senso stretto aziendale che industriale. Da un punto di vista di competenza, è chiaro che dobbiamo in qualche modo noi sforzarci di avere nuovi innesti nelle nostre aziende che abbiano il know-how necessario e soprattutto una mentalità, un mindset aperto che permetta un po' di guidare questa diversità, questa innovazione all'interno delle nostre aziende, facendo però attenzione che l'azienda stessa non reagisca creando anticorpi al cambiamento, che è sempre, insomma, il rischio che si corre quando si parla di queste cose, no? Quindi dobbiamo essere bravi anche managerialmente ad agire preventivamente sui nostri team, sulle persone, chiarendo qual è la direzione strategica, quali sono i benefici, sia in termini aziendali ma anche personali, magari ne parleremo dopo, di refocus delle persone che probabilmente oggi fanno un lavoro e domani ne faranno un altro, no? E poi avere il coraggio di accettare questa sfida sull'innovazione, avendo l'ambizione e la responsabilità di guidarla e di non subirla, perché il rischio è che lo tsunami del cambiamento che abbiamo davanti poi venga semplicemente subito e non guidarlo, e sarebbe un po' criminale da un punto di vista imprenditoriale e manageriale. Sono d'accordo che occorre ridisegnare i processi avendo un occhio a quello che è digitalizzabile, come diceva il collega, ovviamente con diverse sfumature a seconda del tipo di business che uno ha da un punto di vista aziendale. Se si è un greenfield, un'azienda nuova che fa uno startup, si ha più mano libera. Se siamo invece un'azienda consolidata con processi purtroppo anche radicati culturalmente, va anche bene in qualche modo procedere per step differenziali e differenzianti piccole a piacere, vincendo un po' l'attrito di distacco, perché poi alla fine aziende, diciamo, consolidate fanno più fatica, ma devono anche garantire una business continuity importante.
L'altro tema, secondo me, ancora più centrale è quello della cultura industriale. Oggi vedo che a seconda del mercato ipercompetitivo, i mercati non ricchi, da un punto di vista proprio industriale, dobbiamo avere la capacità di convincere i nostri azionisti ad avere una capacità di investimento che non sia solo basata su un ritorno dell'investimento a breve termine. Dobbiamo avere la bravura, la capacità di non pensare alla trasformazione semplicemente come taglio dei costi primari e secondari, ma in qualche modo anche di intraprendere questa strada che ha un ritorno di investimento ai suoi tempi, che va anche per tentativi, per sperimentazione e soprattutto permetterci di fare qualche insuccesso proprio per ripartire e poi avere la strada un po' più in discesa. Quindi occorre anche un management che si prenda le sue responsabilità e trovi sponsorship forti. Ecco, ripensare i progetti in ottica digitale comporta necessariamente una ridefinizione del rapporto uomo-macchina e delle attitudini e competenze dei lavoratori. Augugliaro, sotto questo punto di vista, da dove partire per rivisitare attitudini e competenze e quali ruoli nasceranno e si svilupperanno di conseguenza? Ma direi che ci sono due grandi assi di cambiamento sul tema delle persone. La prima l'ha citata il collega Andrea, circa il fatto che chi oggi esegue un lavoro, e parlo per il mondo delle operation bancarie, ma credo che sia applicabile per la maggior parte delle attività di operation, di back office tradizionale, e chi oggi esegue un'attività spesso ciclica, deve diventare sempre di più invece un gestore dell'eccezione, dello scarto, dell'eccezione, della straordinarietà, perché la macchina deve per definizione lavorare tutto quello che è standard e non sprecare risorse macchina sulla componente non standard eccezionale che invece viene passata all'operatore. Quindi si diventa da gestori di processo, le nostre persone diventeranno sempre di più gestori dell'eccezionalità, della straordinarietà. E questa è una trasformazione radicale, radicale sia di natura culturale, perché non ragiono per tempo ciclo e per flusso, ma ragiono per problem solving, quindi un approccio nel trovare una soluzione diversa, perché la soluzione standard l'ha già tentata la macchina. E questo è sul tema del cambiamento. Ovviamente le nostre persone, in funzione anche della diversa attitudine e anche, devo dire, delle diverse culture, possono fare un po' più fatica in questo percorso e passare da una consapevolezza delle nostre persone, passare attraverso la consapevolizzazione delle nostre persone in questo cambiamento, portarle a bordo, chiarire e condividere con loro quanto valore aggiunto c'è dal lavorare su un ciclo di lavorazione continua e passare da un ciclo di lavorazione continua a lavorazione straordinaria, secondo me, ha del valore. E lì l'effort del manager è quello proprio di riuscire a far comprendere questo valore aggiunto. C'è un altro aspetto che è più sui nuovi mestieri, perché questo impulso all'automazione sta creando delle figure che sono sempre di più a metà tra i process engineer e gli automation engineer, che sono in grado di lavorare. Allora, abbiamo perso Augugliaro, però adesso cerchiamo di riprendere ecco, la connessione. Invece, che cosa ne pensa lei, mondo, sotto questo punto di vista, per quanto riguarda il rapporto essere umano e certamente macchine? Beh, allora, sicuramente è un po' un discorso ancestrale. Mi lasci dire, c'è un po' di mitologia che dobbiamo in qualche modo andare a smontare in relazione uomo-macchina, no? Perché oggi viene associato un po' come una sorta di equazione uguale alla perdita di occupazione, no? Da un punto di vista sociale. Questo ormai però è un tema ampiamente superato. Ci sono sicuramente attività manufatturiere dove la robotica ormai è da qualche anno, insomma, che è subentrata e quindi hanno già subito questo processo, diciamo, di trasformazione culturale, no? Oggi ci troviamo di fronte invece anche a un cambio sociale importante, dove anche per la vita di tutti i giorni la tecnologia e la digitalizzazione sono diventati per noi un po' la normalità. Quindi
da un punto di vista manageriale, occorre eliminare il conflitto tra innovazione e esperienza delle persone che sono in azienda da più anni. E quindi leggi il terrore di cambiare un processo consolidato perché diventa una minaccia per il proprio lavoro. E in qualche modo, come diceva il collega, investire in programmi di sviluppo delle nuove competenze da una parte. Chiaramente ognuno a livello adeguato, perché poi non è che lo sviluppo delle competenze sarà a pioggia su tutte le persone, ma sarà importante creare all'interno delle aziende il mindset culturale sull'innovazione e sul fatto che questa rivoluzione industriale che dovremo guidare porterà in qualche modo il lavoratore stesso a richiedere sempre più questi strumenti necessari per il lavoro di tutto il giorno e non interpretarlo come una minaccia personale. Questo secondo me è la nostra sfida. Perché poi, volenti e nolenti, tutto ciò che è indirizzabile come AI, come RPA e intelligenza artificiale, alla fine ripermetterà un refocus delle nostre persone su temi che oggi invece per N motivi hanno un'attenzione inferiore e quindi ci sarà un necessario riequilibrio. Questo penso che sia importante, come è importante che i manager accettino la sfida di misurarsi anche su temi di comunicativi e di buy-in e di onboarding delle persone in questa fase di transizione, che non è una sfida semplice da questo punto di vista. Appunto, dicevo prima, non è tecnologica la partita. Assolutamente sì, intanto abbiamo di nuovo in collegamento Danilo Augugliaro. Prego, continui il suo ragionamento. Ci stava appunto raccontando per la ridefinizione del rapporto uomo e macchina. Nessun Chiedo scusa per la caduta di connessione, problema. oggi la componente più critica del lavoro giornaliero. In effetti sì. La creazione di nuovi ruoli, di process engineer che sono sempre più prossimi all'automation engineer e la perdita della distinzione tra l'uomo di processo e l'uomo di tecnologia è qualcosa che si sta prefigurando in questo momento e sempre di più si sta vedendo sul parco. Quindi queste sono attività nuove, attività che qualche anno fa non esistevano e in un sistema di sviluppo waterfall non esistevano e oggi in un sistema di sviluppo molto più agile, senza abusare del termine agile, ma sicuramente oggi si nasce come evidenza. E questa è da una parte un'opportunità, dall'altra parte una necessità di crearle certe figure. In diversi momenti anche della mia storia professionale ci siamo ritrovati a dover creare queste figure avvicinando i due DNA e mixandoli. Credo che questa sia una sfida un po' sia per le nuove generazioni che per la fungibilità delle generazioni in questo momento in essere nelle nostre aziende. Ecco, vorrei un attimo fare il focus sulle infrastrutture perché evidentemente ogni azienda ha procedure e processi diversi e ogni tanto si fa fatica a parlarsi tra di loro, intendo dire all'interno dell'azienda. Vorrei partire proprio da lei, Andrea Mondo, da dove bisogna partire per creare un'infrastruttura che abiliti un maggiore allineamento e dialogo tra tutti gli attori di una stessa catena del valore e standardizzare e industrializzare in questo modo i diversi processi all'interno delle aziende. Beh, questa non le nascondo che è una sfida centrale un po' per tutte le aziende del sistema industriale, no? Il problema o l'opportunità, mettiamola così, è che in una certa ottica sia interna che interazione tra le aziende, oggi noi siamo sia un po' cliente sia un po' fornitore, no? All'interno della stessa azienda abbiamo processi, N processi differenti che necessitano di importanti punti di sintesi e oggi facciamo fatica a collegarli se non con un intervento umano di sintesi, con i rischi del caso, sia in termini di errori valutativi, sia in termini di tempestività dell'analisi di questi processi, no? Faccio qualche esempio, che ne so, abbiamo processi di order management, gestione di ciclo attivo, passivo, gestione di inventario, materiale e magazzino da connettere con forecast vendite o piani di marketing, sono tutti processi altamente complessi che necessitano un sincronismo, una lettura quasi real time e soprattutto anche analisi elementari che se uno non è, tra virgolette, tempestivo, non riesce neanche a prendere decisioni, nel momento appropriato. Dopodiché l'altro tema è quello invece di ridurre la complessità amministrativo-gestionale, soprattutto tra rapporti tra aziende esterne, no?
Oggi siamo tutti altamente customizzati, basati sui nostri processi IT e i nostri sistemi IT, e tendenzialmente ognuno poi tende ad andare un po' sulla sua strada. È vero che c'è stato un impulso molto grande del B2B negli ultimi anni, ma è chiaro che la strada davanti a noi è ancora grande. Non esiste oggi una soluzione con bacchetta magica che gestisca e semplifichi questa complessità strutturale, ma l'ambizione dovrebbe essere quella di avere ambienti comuni, infrastrutturali, e parlo di clouding, su cui far girare i nostri applicativi e i processi, con una spinta alla standardizzazione che permetta poi interazioni automatiche tra i vari sistemi. Il valore oggi, de facto, diventa il dato, non diventa né l'hardware né il software. È un salto forte, però questo è quello che uno si aspetta in un momento in cui parliamo di clouding. E il tema dell'ultra broadband, quindi 5G piuttosto che fibra ottica, è un sistema abilitante insieme al clouding. Ovviamente ci si scontra con che cosa? Con gli sviluppi software proprietari, con i processi interni, le customizzazioni, ma appare evidente che l'avvento del cloud e dell'Internet of Things darà una spinta a questa standardizzazione delle interfacce e diventerà sostanzialmente il mantra dei prossimi anni. Si procederà sicuramente, o almeno io credo, alla segmentazione dei processi complessi e migrazioni magari a piccoli pezzi sul cloud, perché poi c'è sempre un po' di diffidenza, ma credo che la strada sia francamente tracciata. E ovviamente in questo senso la protezione del dato sensibile, industriale, che tanto si spaventa, è un tema centrale. Non a caso noi abbiamo investito anche in temi di cyber security connesso. Quindi dico che questa è un po' la strada, ci vorrà un po' di tempo, ma credo che sia abbastanza tracciata, se non inevitabile. Ecco, Augugliaro, lei stava appunto accennando poco fa la questione delle infrastrutture. Qual è la sua opinione? Le rivolgo ovviamente la stessa domanda. Ma il tema infrastrutturale è ovviamente pivotale nell'essere fattore abilitante. Le prime discussioni che abbiamo avuto in azienda, io dico una vita professionale fa perché ero in un'altra azienda, erano legate agli access right da dare ai robot che facevano RPA. Che tipo di access right dare? Perché non era un accesso tecnico, non era un accesso umano, è un ibrido, perché è un accesso tecnico che lavora su un processo umano o umanoide, e la creazione di un terzo genere di accesso è stato uno degli argomenti più complessi, perché poi questo porta in cascata, come diceva anche il collega Mondo, tutte le tematiche relative alla sicurezza, la tracciabilità, l'auditabilità di quello che la macchina fa e ovviamente la copertura dei rischi di misuse o manomissione della macchina stessa, che è un'altra componente ovviamente complessa. Quindi c'è da una parte l'infrastruttura, quella tradizionale, quella pura, l'infrastruttura tecnologica che deve essere pronta ad accogliere una modalità di lavoro che è diversa rispetto a quelle note. E questo devo dire che è stato un passaggio che le aziende più o meno hanno fatto, stiamo facendo in maniera molto eterogenea. Dopodiché ci sono tutta una serie di tematiche che sono specifiche poi di ciascun business e di che cosa metto a valle per garantirmi che tutto quello che accade all'interno di questo contesto di automazione, di utilizzo dell'intelligenza artificiale, uno speaker prima parlava di intelligenza aumentata, che forse è ancora di più centrato rispetto alle nostre interessi, poi mettere la governabilità della macchina, la sicurezza della macchina stessa, quindi avere anche non solo a monte un'infrastruttura abilitante, ma anche a valle una componente di macchine e processi che sono in grado di garantire la correttezza dell'esecuzione stessa. Questa è una sfida estremamente articolata, soprattutto perché le nostre architetture, in linea di principio, essendo la maggior parte delle nostre aziende abbastanza strutturate, non sono delle architetture lean in termini tecnologici, ma sono spesso sedimentate di tecnologie variegate, interfacciate tra di loro attraverso interfacce anche loro confuse spesso, ma ripeto, non è una critica, ma è una lettura di una crescita veloce, spesso fatta per aggregazione non organica, della componente tecnologica. Nessuno ha mai fermato la macchina per ripartire da zero, credo che nel nostro mondo sia impensabile. Dall'altra parte, quindi, dobbiamo da una parte governarla e dall'altra da una parte governarla, dall'altra parte cambiarla. È un po' come
cambiare la ruota di un'auto mentre siamo in corsa non è un'operazione impossibile, ma non è nemmeno un'operazione così semplice. Ecco, siccome abbiamo qualche minuto a disposizione, vorrei tornare sull'aspetto forse più interessante, che è il rapporto uomo-macchina. Come secondo lei evolverà il modo di interagire e collaborare con le macchine? Rivolgo la mia domanda a Mondo. Beh, come dicevo prima, è una situazione abbastanza complicata, perché poi dipende anche dalla percezione del singolo, no? Cioè l'apertura che uno ha come mindset nell'interagire con le macchine. Dicevo, siamo abbastanza avvantaggiati negli ultimi anni, perché da un punto di vista sociale la digitalizzazione è entrata nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi abbiamo meno resistenza a quello che era un cambiamento invece di qualche anno fa, che la vedeva come semplice minaccia. È evidente che dipende molto dal singolo, come dicevo prima, ad essere pronto anche a rimettersi in gioco e non percepire questo rapporto necessariamente come una minaccia, ma piuttosto come un ausilio, anche per rifocalizzarsi su parti a valore dove oggettivamente ancora il contributo umano è un contributo determinante. Purtroppo il mito, come dicevo prima, di uomo-macchina, dove la macchina subentra e fa perdere il lavoro da un punto di vista sociale, in alcune aree ancora un po' vivo. In altre devo dire che è stato fatto uno scatto in avanti abbastanza importante, ed è per questo che dico che anche il tema delle competenze, quindi iniettare nelle nostre aziende giovani che hanno un mindset diverso, che ci spingono a ragionare in maniera differente, avere un approccio laterale e fare in modo di impegnarci anche come management in prima persona ad evitare che poi la cultura aziendale generi l'anticorpo al cambiamento, e quindi aiutare questa contaminazione, probabilmente per me è l'unica cosa importante che possiamo fare. E l'altro tema è convincere poi i nostri azionisti che nei piani industriali, che ahimè a volte sono a corto raggio, il ritorno dell'investimento su queste partite sono determinanti per la sopravvivenza delle aziende in un mercato futuro. Mercato futuro non è tra 10 anni, mercato futuro è tra 2 anni e tra 3 anni. La velocità ormai è fattoriale, non è più forse tra 10 anni vedremo qualcosa. Chi pensa in questo modo e non agisce anche in termini culturali e aziendali, cercando effettivamente questa contaminazione, spingendo ad avere sponsor per cambiare un po' la cultura aziendale, togliendo questa frenesia della minaccia del rapporto uomo-macchina, probabilmente, se non lo fa, compie un errore abbastanza importante, secondo me, se non vitale. Grazie, grazie mille. Ringrazio i miei ospiti, Danilo Augugliaro, CEO, ovvero Chief Operating Officer ING Italia. Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità. E ringrazio anche Andrea Mondo, Vice President Operations di Sirti. Grazie mille per essere stato con noi, anche a lei. Grazie, grazie a tutti e due, piacere. Questo era tutto da parte nostra per quanto concerne la settimana tematica intelligenza artificiale e 5G, però rimanete con noi perché esattamente alle 17:30 parte Doppio Binario, e non solo, alle 19:45 seguiremo in diretta in compagnia di Giacomo Iacomino l'incontro della Fed, il primo incontro della Federal Reserve post elezioni, che tra l'altro tuttora non è chiaro chi è il vincitore delle presidenziali americane. Rimanete con noi su Le Fonti TV.